Pascal, ora che stavo cambiando. Non ti serve. Mi è rimasto così. Non ti serve. Nel video di oggi vedremo cose nuove finalmente. Si parlerà di scenografia e questo aprirà la seconda parte dei video dedicati a 2000 passi che vi avevo detto che volevo fare. Ancora non sarà il format definitivo come lo voglio fare, però ci arriveremo piano piano. Se volete vedere come siamo arrivati a questo risultato, perché qui si partirà già da un punto, che ci sono appunto tutte le quinte già quasi montate, comunque l'inizio del montaggio delle quinte, dovete vedere l'altro video della costruzione delle quinte quando abbiamo fatto la scenografia di Fuori dalla finestra. E lì si vedrà appunto la creazione di tutto dall'inizio. Questo è un proseguo di quella parte, ma siamo un po' più avanti nel tempo perché in mezzo ci sono state altre cose. Vi lascio al video. Comunque, se ci volete venire a dare una mano, non disdegniamo, no? Tu disdegni? No, non disdegno. Qua siamo. Ma come sei bravo con la sega? Non lo voleva comprare, ora gioca. Basta. Infatti guarda, scherzo, non lo dice mai. Lo dice, che può uscire da me. Non ci siamo con queste cose. Ti dico mai, ma rimane? Io ne vedo una così. Cretino. E me l'ha fatto uscire. Vabbè, ci faccio un piacere. Enrico, adesso stai prendendo lo stop per Mimina. No, ma non rimetto il succo, no? Sennò... Così deve stare? Certo, qua è un video lui fa. Blocca il mio. Prendi un colpetto al legno in basso. Questo. Verso il basso. Un colpetto. Tu bello che sta attaccato a anni, devo dire. Che facciamo a Capodanno? Non te lo posso dire. Tipo qualcosa di genere. E che ti metti? Il fatto è che l'abbiamo messo pure al contrario. Qualcosa? Io posso nascondere. Quello, perché quello doveva stare verso il fuoco. Al contrario. Vabbè, lo giriamo. Tiro lo dritto di lì. Ma se la tette con un pezzo di scotch? Esatto. Posso cambiare il mio marito? Devi solo tirarlo e alzarlo su. Hai detto no? È scritto sì. Sì. Scritto che significa? Ah, si avanza ed entra nel salotto. Sì, entra nel salotto un po'. È scritto. Dai. Quindi abiti finito, abbiamo liberato un po' di spazio, stiamo preparando le altre stanze. Maria Scova, bella raga, guardate che c'è qua. Grazie al servizio civile vengono all'anno nuovo. Guarda, sono in ferro, sarò a 90 centimetri per muovere. Cazzo, dovrebbe passare. Minchia, 90 centimetri pure le cose. Un metro e mezzo dov'era? Qua. Sì. E gli devi mettere lo scotch? Abbiamo, sì, c'è ragione. Ah, pensavo. Però lo scotch è largo 2 centimetri, quindi dov'è un metro e mezzo? Ragazzi, non parlate oggi con lo scotch. Qua, perché prendi l'angolo è solo scotch. Vediamo, in questo video potete vedere il nostro reparto scenografia che nel tempo è cambiato e come effettivamente lavoriamo le scenografie praticamente da zero. Qui era l'inizio, quindi molte cose ancora non sono perfette. Oggi, grazie a quei lavori, ci stiamo perfezionando, stiamo andando sempre più avanti e stiamo migliorando. Quindi appunto ci è servito per avviare questo reparto che oggi è abbastanza forte ed è uno dei nostri punti cardine della nostra produzione, ecco. Di conseguenza, se avete bisogno di scenografia ci potete chiamare, che noi ormai facciamo quasi tutto. La PlayStation ha giocato a Resident Evil, quello là l'ho superato. Stai zitto, un giocatore di PlayStation gioca alla PlayStation. Ho superato per... Ora ormai si è fidanzato e finito. Ormai è... Black Ops. Ecco gli amici che si fidanzano e spariscono. Sì, sì, sì. Lui è così veramente, eh? Ma la provi. Lui è così veramente, una birra non me la prendo più, con lui è lontano 89. Ma se non esci mai. A parte che quest'anno c'è stato il lockdown. Perché? Lasciamo quest'anno, quest'anno. Ma c'era giocato perché giocava. Quest'anno. Ha giocato una notte a Fortnite, poi non l'ho visto più. Poi ho giocato una notte a Fortnite e mi ha fatto rovesciare, perché a mezzanotte, alle 11 partiamo, all'una gli ho detto
compare, io staccherei, mi faccio l'ultimo. No, io staccherei, lui mi fa, facciamoci l'ultimo. Ok, alle 5 di mattina. Beh, no, presa, non è stata smerigliata. Ma c'è la cosa esterna. Si stufina. C'era un cambiamento. Raga, stufina. Ma cazzo sono dei vivi? No, l'hai allargata, dai, vedi se è imbrogato. Tutto deve venire. Ma le vivi dove sono, raga? Ora ma no, ma le sei portate qua, ma se non sono. Ma se tu facciamo una cosa e la porti, sicuramente sarà la rissa. Ecco. Però la sedia perché dovevamo attaccare. Ma me. Perché dobbiamo zittare la vasca? La entriamo magari. La vasca la zittiamo da lì. Tanto quella la dobbiamo smontare. E la sarà aperta però. Quella ancora la dobbiamo smontare. Perché dobbiamo sentire che è aperta. Ma non è. Perché se non lasciamo una parete là, la zicchiamo la parete e andiamo indietro. Tanto una parete. E questa qua da quando il lunedì si può chiudere, perché la passerà? No, ci entra la vasca. Al massimo non piano di queste. Eravamo da lì con la squadra di questa. Facciamo pure l'angolo meglio. Quindi si devono fresare. Sì. Mi serve qualcosa che mi sollevato, no, non lo posso fresare. Minchia, oggi volevamo mangiare al mare. Perché non lo volevo dire mai? Ma a me lo dice alla fine. Sì, non ci pensi. Lo dice dopo che è il pranzo. Io sono pure solo, è perfetto. Annullare la colonna. Io stavo pensando che ti devi fresare pure metà di quello. Metà questo lato e quello no, ma che è montato abbiamo per la stessa età. Vabbè, quello. Però metà di questo sì. No, perché questo perché se ci alziamo male non lo posso vedere. E le finestre del retro sono tutte fatte, c'è cioè, nuovamente solo i pannelli a quella. Niente, dobbiamo ordinare un'altra cosa. Vuole dire bene al nastro tutti e facite sraggiare i femmini, vergogna. Vergogna. Guarda. Sempre così. Sì, sì. Anche se. No, ma lo, per forza, perché o tagli una sempre va tagliata, perché o si taglia quella che va per là o si taglia questa. Non è uguale a questi che tagliamo quella là. Lascia parlare me. Dobbiamo attaccare una fra quattro vite. Di sì o no? Chi deve scorreggiare? Ruben. Perché devi scorreggiare, Ruben? Devo scorreggiare. Dai, Ruben. Se ero io scorreggiavo sicuro, 100%. Ho mangiato fave. No, ceci. Ritornata Vanessa dal suo lungo viaggio in Cile. Finalmente di nuovo qui. Com'erano le alpaca? Bellissimo, c'erano le alpaca. Si dice le alpaca o gli alpaca? Sente un po' di freddo. Secondo me è messo a sfidare. Non si fa così a sfidare. Porta finestra. Poi qui c'è il corridoio della scala che va su, cucina, senza stufa ovviamente. E poi qui c'è il dietro le quinte, il backstage. Si va al bagno di Margherita. Qui nella stanza di fuori dalla finestra faremo tante altre cose poi. Ah, e poi si deve fare pure la stanza di Sara. Hai fatto? Vuole qualcosa che indica. Ci vuole curazione alle immagini. Ruben,
Io il camerino lo devo fare qua. Questo posto. Tu sei il peggior cliente che tu possa mai avere. Sicuramente sì. Infatti non te l'avrò mai più con me. Certo, perché oggi saldiamo e poi prendo una ditta seria. Poi prendo una ditta seria. Saldiamo il conto e basta. Una ditta quelle che hanno gli operai. Alberto, disturbi la messa. Qua. Tieni. Ok. Stamattina. Ora andiamo a schiera. Siccome lui ha confidenze, gli volevo chiedere se lo facevano. Vai. Con quelli. No, vai, viene Melo. Con te si può fare il gioco a giocare solo con dormire. Ma 3 minuti di canzoni con dormire. Ma non ti senti bullizzato ogni tanto? Vedi che tu non conosci a Vanessa. Lei è un bullo. Enrico, hai smesso con le scarpe del cazzo? Mi serve. Fodi, serve una cosa. Stai attenta a questa tavola che non è tacciata. Quello devo portare. Allora, perché Vanessa, Enrico, non credo che diventi più serio. Dimmi tutto. Quindi da 50 le più lunghe ci sono. Ok. E poi un abitatore. E basta con questi bastasi per mettere. Ah, va ad essere anche due placchette di metallo, quelle. Non ci sono i gradini? Ah no, non va bene. La scarpa, ora che lo stavo cambiando. Non ti serve. Mi è rimasto così. Non ti serve. Mentre faccio un robot, calcola col metro dall'alla. Ce l'ho qua il metro, qua i piedi. Col metro. Mi hai rubato la scarpa. No, 86. 86. Allora. Sì. Eh sì, bruciamoli sti. In 10 pinguare una vite. Uno te ne caccia vite e l'altro ci gira un altro. A tavola. Quando noi chiudiamo fino a qua, come iniziamo sti cose? È aperto qua, e usciamo dalla finestra. Ma poi è aperto un giorno. Quando chiudiamo la finestra. E poi pensa a Dio. Ma io le lascerei là. Ma se già è stato difficile. Adesso perché qua? Perché qua non passiamo mai. Questa prima parte del video della scenografia finisce qui. Continuerà tra qualche giorno, anche perché il materiale qui è tanto, c'è stato tanto lavoro, tanto backstage dietro. E poi inizierà la seconda fase dei video dove vi farò vedere come siamo arrivati alla scena. Nel frattempo che finalmente 2000 passi farà il suo corso, la sua strada come film. Speriamo bene. Ciao.